Bilancio e finanziaria 2013. Nelle varie riunioni svolte in settimana, la prima commissione, dopo le relazioni degli assessori per le singole materie, ha proseguito l'esame delle norme e degli emendamenti collegati al bilancio di previsione e alla finanziaria 2013. Il provvedimento prevede risorse per circa 11,3 miliardi di euro, di cui circa 10,2 miliardi di fondi regionali. Stati generali della cultura. La stessa commissione, dopo l'audizione dei rappresentanti del mondo culturale in Piemonte, ha deciso di convocare gli stati generali della cultura. Sarà un momento di confronto fra le centinaia di realtà e degli enti che in Piemonte si occupano di spettacolo, teatro, danza, cinema, musica, biblioteche, musei e le istituzioni pubbliche, per fare il punto sulla situazione in cui si trovano a lavorare oggi più di 37.000 persone nella nostra regione. Mostra Ombrelli e Parasole. Fino al 22 maggio, nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico, la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. L'allestimento propone una serie di oggetti appartenenti al museo che illustrano le caratteristiche di lavorazione degli ombrelli e un gran numero di cartoline e stampe d'epoca, dalla fine dell'Ottocento agli anni 50 del Novecento. Premiazione concorso di storia. A Palazzo Lascaris, cerimonia di premiazione dei vincitori della 32esima edizione del progetto di storia contemporanea. Il progetto 2013 ha coinvolto 668 studenti di 47 istituti superiori piemontesi. I primi 57 studenti vincitori di 10 scuole visitano dal 19 al 21 aprile la risiera di San Sabba a Trieste e le foibe carsiche in Slovenia. Conferenze sul gusto. L'intelligenza alimentare, ovvero la consapevolezza di quel che mangiamo, è il ciclo di incontri in calendario tra aprile e maggio alla Biblioteca della Regione Piemonte. Realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con il settore Relazioni con il pubblico e tutela dei cittadini e dei consumatori della Giunta, propone 4 conferenze all'insegna del consumo consapevole. Convegno sul dolore. Organizzato dalla Consulta delle Lette, si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Il dolore ha bisogno di cultura. Piemonte, Italia, il dolore delle donne. È un fenomeno che coinvolge corpo, mente e relazioni, inducendo un peggioramento di vita per chi ne soffre, oltre a un notevole impatto sociale ed economico.